Ed eccoci di nuovo qui a parlare del Ritorno dell'Ombra, il primo dei volumi della storia della Terra di Mezzo dedicato alla storia del Signore degli Anelli, cioè a tutte quelle redazioni di testi che sono andati a comporre il capolavoro di Tolkien. E a questo proposito devo tornare sull'argomento, soprattutto di fronte all'obiezione di molti che dicono che non riescono a leggere un testo del genere perché manca la componente narrativa. Certo, non ci troviamo di fronte a un romanzo compiuto, cioè non c'è un inizio, una fine con uno svolgimento. Si tratta semplicemente di varie versioni degli stessi testi che partono da uno stato embrionale e parecchio confuso e arrivano alla forma definitiva. Ho già usato questa metafora, ma è un po' come avere a che fare con le famose anthology dei Beatles, con tutte quelle versioni demo o comunque non lavorate dei capolavori dei Fab Four che poi tutti noi conosciamo perché sono andate a costituire i capisaldi di album come il Sgt. Pepper, il Magical Mystery Tour, il White Album oppure Abbey Road. Ecco, per il Signore degli Anelli è un po' la stessa cosa. E questo fa sì che questi testi contenuti all'interno della storia della Terra di Mezzo non si rivolgano a tutti, ma soprattutto agli studiosi, a quelli che considerano il Signore degli Anelli, così come il Silmarillion, un testo di studio e non semplicemente un romanzo da leggere a tempo perso. Se abbiamo visto che la festa di compleanno di Bilbo è sempre rimasta più o meno quella ed è andata a caricarsi di tutta una serie di particolari, pur rimanendo fondamentalmente sempre la stessa, ora invece affrontiamo quello che viene immediatamente dopo alla festa di compleanno, e cioè il viaggio che porta Bingo Bolger Baggins, cioè quello che sarebbe diventato Frodo, da Hobbiton al fondo boschivo. Oltre a Bingo, nelle prime versioni si trovano degli hobbit dai nomi molto strani, come per esempio Odo o Frodo, Frodo Tuck o Brandaino, che poi è diventato Drogo, ma c'è anche un Marmaduke. Odo diventerà Pippin, mentre Frodo passerà il suo nome a Bingo e lui, che era il nipote di Bingo, diventerà il servitore giardiniere Sam. Questi tre hobbit lasciano casa Baggins e si dirigono verso la grande via Est. È interessante perché già nelle prime versioni c'è subito la famosa canzone di viaggio di Frodo, che poi è quella di Bilbo, così come c'è l'incontro con i Cavalieri Neri a fondo boschivo. E c'è anche l'arrivo degli elfi di Gildor che intonano il famoso inno a Elbereth. La struttura del capitolo 3, il numero giusto, rimane quella, così come la gran parte dei dettagli, anche se in questo caso il titolo è diverso, perché 3 è il numero giusto e 4 è di più. La cosa singolare è che all'inizio, nella prima versione del testo, l'incontro tra Bingo e gli altri hobbit e i Cavalieri Neri doveva essere in realtà con Gandalf. Gandalf doveva arrivare sul suo cavallo bianco, ma a un certo punto a Tolkien venne l'idea di sostituire Gandalf con un cavaliere nero e quindi il colore da bianco divenne nero. Christopher, nelle sue note, sostiene che questo particolare andò a connettersi con l'idea dell'anello di Bilbo, che era già in possesso di strani poteri. E non dobbiamo dimenticare la sua origine oscura, e quindi tutto questo diede un nuovo impulso alla storia. Se Tolkien fino a questo momento non sapeva bene dove andare a parare, improvvisamente cominciò a ragionare proprio sull'anello.
Un particolare diverso che è andato perdendosi nelle versioni successive è che inizialmente, quando arrivava il Cavaliere Nero, Bingo infilava l'anello al dito e spariva, e quindi il Cavaliere non lo vedeva. Il povero Bingo non sa che cosa voglia da lui questo cavaliere, perché Gandalf non gliel'ha detto. Scopriamo anche che il nipote Frodo, quello che sarebbe diventato Sam, si ricorda che mesi prima, mentre vagava nelle brughiere a nord della contea, si è imbattuto proprio in uno di questi cavalieri neri che chiedeva dove si trovasse Baggins. È un particolare anche questo da sottolineare, perché nel corso delle varie redazioni del testo è andato modificandosi fino ad arrivare alla versione che conosciamo noi, cioè questo Frodo, il nipote di Bingo, diventato Sam, ricorda che la sera prima della partenza suo padre, il veglio Gamgee, ha ricevuto la visita di un misterioso cavaliere che gli chiedeva per l'appunto dove si trovasse Baggins. A proposito dell'arrivo di Gildor e del canto intonato per Elbereth, cioè la Valie Varda, si dice che gli elfi cantano nella lingua segreta degli elfi. E più tardi Gildor dice che Bingo è uno studioso di latino elfico. Ovviamente qui si fa ancora molta confusione a proposito del nome degli elfi, non corrispondono esattamente a proposito delle casate. Si fa confusione tra Finrod e Finarfin. A questo stadio dell'evoluzione del Legendarium, Finrod è ancora il terzo figlio di Finwë, mentre poi in seguito sarebbe diventato Finarfin. E Inglor Felagund, suo figlio, sarebbe diventato Finrod. Pane per i denti dei patiti di stirpi elfiche.